Allora, un corso di pittura aperto a grandi, a giovani, a giovanissimi. Quanti anni avete voi? 14. E l'amore per la pittura? Quando vi è nato l'amore per la pittura? A chi? A me? 4 anni. No, a me ultimamente. Da quando seguite questo corso? Da 4 anni. Da 4 anni? Quali sono i tuoi quadri? Vediamo i quadri suoi. Questi quadri, facci vedere questi a modo, questi sono di Matteo. Matteo Frasca. Pure quelli ad olio. Sei bravissimo. Quando trovi il tempo per dipingere? Quando vengo qua. Ah, solo quando sei qua, a casa no? Dovrebbe continuare a casa, perché l'esercitazione è necessaria. La mano deve essere esercitata giorno per giorno, qualsiasi cosa debbano disegnare, ma una qualsiasi cosa dal vero, qualsiasi cosa vedono fuori nella natura, dovrebbero avere sempre questo corso, il blocchetto. Questo corso comincia dalle basi, dalla tecnica, una volta all'altra, sì, ogni anno. Dal disegno che è alla base di tutto. Dal disegno. Sì, sì. Dal disegno, poi ci sta il carboncino perché devono imparare le luci e le ombre, poi si passa al pastello in modo che danno il colore ai vari soggetti e poi piano piano si passa all'olio. E l'insegnante che davvero Mecenate apre le porte di casa sua per una prima, è una delle prime mostre. Sì, 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 perché io amo troppo l'arte. Infatti, io in previsione della mia pensione me ne pensai, dico, come devo fare per dopo, un domani, quando andrò in pensione, poiché avevo questa passione da sempre. E allora mi informai e andai a scuola da Mario Ferrante. Ah sì, Mario Ferrante è il maestro. È il maestro. E quindi gli portai dei soggetti, così dice, no, poi hai buone potenzialità, puoi venire. E quindi sono stata 13 anni presso l'atelier di Mario Ferrante, però adesso sono 4 anni che lavoro da sola. E ogni anno organizzi un corso? No, i corsi iniziano da settembre a giugno in realtà. E sono sempre gli stessi allievi che vengono? No. Se alcune ragazze per esempio sono andate via perché dovevano andare all'università, non avevano più tempo, però si avvicendano, diciamo, i ragazzi. O meglio, gli allievi, perché vedo che sono di diverse età, sì. Lavorano sì, tutti sì, insieme. Sì, tutte le età, da 11, l'anno scorso tenevamo pure il bambino di 11 anni, da 11 a 70 anni, 80, non c'è limite. E lavorano tutti insieme o seguono dei turni? Ci sono delle turni? Ci stanno alcuni che iniziano fanno un orario, alcuni altri, però voglio dire, comunque ognuno viene seguito individualmente. Non so, chi inizia proprio alla base, allora inizia col disegno, chi sta già con l'olio fa l'olio. Quindi in ogni caso. E siamo io e la mia collega Marisa, che è necessario essere in due. Marisa? Marisa, vieni. Io e lei siamo. È necessario essere in due perché? È necessario essere in due perché? Per seguirli meglio. Siamo, sì. Hai capito? Tutti quanti hanno le proprie esigenze, è come se fosse una lezione individuale, però poi alla fine è collettiva. Seguiamo ognuno passo passo. E voi la passione per l'arte da sempre? Immagino. Io da sempre, anche se sono laureata in lettere, però con indirizzo artistico. C'era già un'idea. Lei invece è laureata in una vita.